7 milioni di euro è la somma del patrimonio realizzato nel 2014, un più 13% rispetto all'anno precedente. Un utile di 6 milioni e mezzo e più di 3 mila soci chiamati ad approvare il bilancio dei successi. La banca di credito cooperativo di Castiglione, Serraimondo e Pianella oggi celebra un traguardo. Il bilancio 2014 è caratterizzato da elementi e da risultati veramente positivi ehm, sia dal punto di vista quantitativo perché i risultati in termini patrimoniali, i risultati in termini reddituali sono veramente eccellenti, sia rispetto al, agli anni precedenti sia rispetto a quello che può essere il contesto. Il patrimonio in effetti ha arrivato ai 57 milioni di euro. espresso come indice patrimoniale ha superato il 19%. Il 19% è misura di una forza patrimoniale che dà una solidità alla banca e consideri che il minimo richiesto sarebbe dell'8%, quindi siamo a più del doppio. Dal punto di vista reddituale la gestione produce sia anche a prescindere da elementi straordinari come quelli che ad esempio anche nel 2014 hanno caratterizzato il bilancio, ma produce un reddito frutto della gestione ordinaria che assicura alla banca come quest'anno un ROE del 13%, un ROE del 13% è sicuramente eccezionale sia per gli anni che per il contesto. Oltretutto il bilancio di quest'anno si caratterizza per una bassa rischiosità. Noi abbiamo avuto nel 2014 come le altre banche un incremento dei crediti anomali, ma nonostante questo gli indicatori rimangono alla metà della media del sistema, per cui Quest'anno, in un momento di particolare crisi come eh, da noi continua ad essere, i risultati di bilancio sono fortemente positivi. Ai risultati puramente quantitativi, aggiungerei proprio ecco, la vicinanza dei soci. Il numero dei soci continua ad aumentare, quindi la forza patrimoniale non sta soltanto nei numeri, ma sta anche nella vicinanza, nella forza, nella partecipazione che la compagine sociale assicura alla banca. In un periodo in cui non esistono più le banche locali, rimane. L'importanza del, del credito cooperativo e allora ha anche un ruolo molto importante sul suo territorio, com'è stata disegnata per raggiungere questo obiettivo? È un momento difficile, in Italia purtroppo le banche locali sono quasi finite e noi abbiamo tutte piccole e medie imprese, quindi è importante avvicinarsi a queste realtà con delle banche che riescono ad ascoltare i clienti. Una banca come la nostra, che parte da un paesino di Castiglione, molto piccolo, nel 56 ad opera di 92 soci coraggiosi, adesso si trova su tutta Pescara e anche su Teramo e riesce a colloquiare con i suoi clienti, con ognuno, riesce a vedere non solo il rating, ma a guardare gli occhi, poter parlare con il cliente e vedere di che cosa ha bisogno. Qual è la caratteristica dei soci? 3.050 il totale, eh, qual è il loro ritratto? I nostri soci sono la pura espressione delle comunità locali, del, del territorio e, e del, dell'ambito territoriale nel quale noi operiamo. Abbiamo le famiglie, senza dubbio, eh, abbiamo le piccole e medie imprese, gli imprenditori che hanno scelto di eh, proseguire, di investire sul nostro territorio e poi abbiamo anche eh, i professionisti. Questo è il ritratto della nostra compagine sociale. È una compagine sociale storica. È una compagine sociale che però cresce e si rinnova ogni anno. È una compagine sociale che partecipa attivamente alla vita della società. Tutti i nostri soci sono clienti, sono clienti fidelizzati alla nostra banca, usufruiscono dei nostri servizi e insieme a noi continuano ad offrire opportunità al territorio nel quale operiamo. Abbiamo detto che la BCC è un credito cooperativo fatto di soci. E allora qual è il ruolo del soci all'interno della banca e soprattutto abbiamo detto ci saranno degli utili, si superano i 6 milioni. In questo caso che cosa succede? Il, I soci sono la prima forza della nostra banca. I soci sono coloro che rendono inscindibile il rapporto tra la banca e il territorio, tra la banca e l'economia locale. I soci sanno benissimo che la vicinanza, lavorare con la banca, essere clienti della banca, essere portatori dello spirito del credito cooperativo anche nella loro realtà quotidiana, nella loro attività quotidiana è quello che rende possibile che una banca di credito cooperativo possa svolgere appieno la funzione di banca locale. Non dimentichiamo che oggi le banche di credito cooperativo sono rimaste le uniche banche locali, quindi le uniche eh, in grado di poter soddisfare le esigenze di comunità piccole ma comunque caratterizzate anche da una particolare vivacità, oppure al tempo stesso le uniche che possono stare vicino alla clientela in un momento di crisi nelle quali le altre banche magari non possono soddisfare a queste esigenze. E il fatto che abbiamo avuto 6 milioni e mezzo di eh, utile, i nostri soci sanno benissimo che questo utile è destinato interamente alle riserve, quindi a ulteriore rafforzamento della nostra banca, ulteriore rafforzamento in termini patrimoniali, per cui vedono con favore la crescita dell'utile pur non avendo una distribuzione dei propri dividendi. Ma sta nello spirito del credito cooperativo quello che i soci mettono a disposizione, oltre all'iniziale quota sociale, anche gli utili conseguiti proprio al rafforzamento di una banca che vuole essere leader e vuole essere un'opportunità oltre che un servizio al territorio. Tre province, 35 comuni, tra montagne e mare. Una storia piena di crescita e cambiamenti. Tutto inizia nel 1956 con la Cassa Rurale Artigianale. Che con il tempo e l'ottenimento della fiducia dei suoi soci si trasforma in una grande realtà che conquista sempre più territori. Fino ad arrivare, per richiesta del governo, alla necessità di una riforma. La riforma del credito cooperativo, in questi giorni, è su tutti i giornali. In gennaio il governo ha fatto la riforma delle banche, di, delle banche popolari e in quel decreto c'era anche la riforma del credito cooperativo. È stato stralciato e il governo ci ha dato la possibilità di presentare un'autoriforma. Questa poi è la differenza? La differenza rispetto a una banca, a una grande banca. È... Cosa è che la rende così apportata di, eh, di cliente? Soprattutto ad avere questa fiducia, perché poi in realtà si è creato anche un, un utile molto importante in questa banca per il bilancio 2014. Il, il fatto degli utili è importante, perché anche noi come credito cooperativo abbiamo necessità di patrimonio. L'unico modo per patrimonializzare il credito cooperativo è fare utili. La BCC di Castiglione è una banca molto patrimonializzata. Questa ci dà la possibilità di continuare ad investire, a continuare a credere nei clienti, continuare a crescere. La crescita di una banca cooperativa è la crescita del territorio, delle comunità. Perché lei sa che noi abbiamo 3.100 soci che partecipano attivamente a quelle che sono tutte le vicissitudini della banca. È una realtà diffusa, quindi una proprietà diffusa è una banca che sta in mezzo alla gente. Come si fa a mettere d'accordo così tante persone su una proposta? Non è difficile, perché quando ci sono proposte che vanno solo nell'interesse della banca, nell'interesse delle comunità, tutti noi ci svestiamo di quelle che sono le nostre ideologie politiche, di tutto ciò e pensiamo soltanto alla realtà, sapendo che una banca come la Banca di Credito Cooperativo crea ricchezza nelle comunità dove è presente. Quando si parla di banche e quando si sceglie soprattutto una banca si cerca un vantaggio, è sempre così. E allora nel caso del credito cooperativo quali sono i vantaggi per i soci? Oltre, come dicevo prima, i vantaggi di essere una banca locale a diretto servizio dell'economia locale e dell'economia reale soprattutto e una banca nella quale si possono trovare le risposte alle proprie esigenze, siano esse delle piccole imprese come delle famiglie. Oltre questo anche in termini economici possono essere per una banca di credito cooperativo a disposizione della clientela. Tant'è che noi nelle condizioni praticate alla clientela, abbiamo delle condizioni migliori rispetto al resto del sistema bancario. Questo è possibile grazie a una gestione equilibrata, una gestione efficiente connotata da un'incidenza di costi molto bassa. Noi abbiamo una gestione dove i costi di struttura incidono sul totale dei ricavi soltanto per il 43%. Immagini che nel resto del sistema tutto questo è superiore al 50%. Queste economie realizzate con una gestione efficiente permette alla banca di credito cooperativo di fare delle condizioni alla clientela sicuramente migliori rispetto a quelle praticate dal resto del sistema bancario. Al tempo stesso la banca di credito cooperativo riesce a remunerare il risparmio più di quanto non si possa fare altrove. Qual è la cosa che vi sentite ripetere più spesso dai soci rispetto alla percezione di questa banca? I soci vogliono partecipare, lei deve sapere che i soci a fine anno noi facciamo la festa del socio e arrivano in 2000, quest'anno erano 2005 perché vogliono partecipare, sapere come va la banca, sapere la loro banca, il socio si sente proprietario della banca. Se l'Europa e le banche non riescono a soddisfare i tanti utenti, come ci riesce il Credito Cooperativo? È chiaro che noi abbiamo una piccola parte. Se riuscissimo ad essere uniti, come ci fu una riforma già fatta da Giolitti, il Credito Cooperativo rappresenterebbe la terza banca italiana. Quindi diciamo che come forza noi siamo presenti in tutti i comuni, abbiamo 1.200.000 soci. Quindi è una realtà molto diffusa. È chiaro che rappresenta una parte dell'economia. Quindi bisogna che l'economia riparta, ridia, ci sia lavoro, che le sofferenze scendano perché le imprese incominciano a rifare utili. Purtroppo questa situazione economica non è che la può risolvere da solo il credito cooperativo, può partecipare alla soluzione dei problemi. Oggi ci sarà l'approvazione del bilancio, ma in realtà si può dire che invece sarà una festa? Sì, in effetti con questi risultati più che approvare il bilancio è un momento per i soci per condividere la vita della società, per apprezzarne e festeggiare i risultati perché sono veramente risultati che meritano di essere condivisi, condivisi con particolare favore da tutti. Quindi è un'occasione questa come quella della cena di fine anno per la compagine sociale, per ritrovarsi insieme, ricondividere i valori, lo spirito che hanno portato i nostri 92 soci fondatori a creare una banca in un territorio dell'entroterra ed è un, una festa che si rinnova ogni anno quasi a voler rafforzare il legame che c'è tra la banca e la propria compagine sociale.